Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video e con una nuova dimora. Oggi siamo qua al Bibione per fare un video culinario. Cosa facciamo oggi? La carbonara. Facciamo di nuovo la carbonara. Se non avete visto il video è qua sopra, in cui cuciniamo la carbonara io e Danny, è venuta buonissima direi. Ma oggi replichiamo a squadre. La squadra di Fra è composta da me e Leo, e la squadra di Danny composta da Danny e Sara. In più oggi ci sarà un giudice che giudicherà i nostri piatti. Adesso lo chiamiamo. Ecco il giudice. Buonasera. Perfetto, perfetto. E niente, lui giudicherà i nostri elaborati. Elaborati, cos'è? Andiamo, prima facciamo noi e poi loro. Ciao. Ciao. Bene, partiamo noi, abbiamo qua gli ingredienti. Noi useremo uova, pecorino, guanciale già tagliato perché sì, più comodo, e spaghetti rigorosamente non spezzati, diciamo. Esatto, esatto, noi optiamo per questo metodo e spero anche voi. Iniziamo con far bollire l'acqua della pasta. Sì, sì, sì. Io devi schiacciare anche qui. Ah. No! Ah. No, no, io no. Abbiamo acceso il gas? No. Come si accende il gas? E fuoco fu. Bene, adesso procediamo con il guanciale. Mettiamo un po' di olio. Beh, ovviamente guanciale di qualità. Direttamente da loro. Adesso cosa facciamo? Andiamo a fare la carbocrema, che molti di voi conosceranno, ma per chi non la conosce, cosa andiamo a fare? Allora andiamo a estirpare il giallo dell'uovo. Questi sono termini tecnici di da fuoco. Estirpare il giallo dell'uovo e unirlo congruentemente al pecorino romano. Esattamente, esattamente. Procediamo, io non so fare questo. Adesso andiamo a separare l'albume dal tuorlo. Voilà. Ovviamente noi non andiamo a buttare via questo bianco d'uovo perché non si spreca niente. Esatto, esatto. Ci siamo. Ah, tua madre quella. Ok, adesso buttiamo gli spaghetti interi, come avevamo detto anche inizialmente. Che abbiamo pesato, naturalmente. Ovviamente. Come vedete il guanciale è quasi cotto, deve ancora cuocersi ancora un po'. Esattamente, dobbiamo farlo dorare. Esatto. Mentre la pasta si inabissa, adesso andiamo nel vivo dell'azione. Assembliamo la carbocrema. Vai. Io verserò in questo padellino con tre rossi d'uovo. Sì. Il pecorino. Esatto. Romano dopo. Bene, adesso stiamo qua a finire di fare la carbocrema e ve la facciamo vedere già finita. Ok, la carbocrema è finita. Inoltre non abbiamo detto, ma la pasta sarà al dente naturalmente, a differenza dell'altro gruppo. Adesso aggiungiamo la carbocrema. Bene, il capolavoro è finito. Adesso il giudice assaggerà. Attenzione, un momento di tensione. Dovrà dire anche il voto ovviamente. Allora, secondo me l'uovo, cioè, si separa molto dalla pasta. Non si sente proprio il gusto tutto insieme. Però per il resto è buono. Voto? Da un 7,5. Adesso vediamo i prossimi. Bene ragazzi, Sara adesso ha messo l'acqua dentro la pentola. Adesso la mettiamo a scaldare. E io la salo perché lei non è capace. Adesso Sara ha buttato, come vedete, il guanciale dentro la pentola. Già tagliato ovviamente. Sì. E niente, adesso non so cosa da fare, ci pensiamo. Adesso rompiamo le uova, se sono capace. Ok, sì, una. E l'altra, Sara? Il bianco, lo spacchi di qua che butti, okay. Solo il bianco qua e il giallo qua, sei capace? Okay, sì, sì. Sto scendendo anche il giallo? No, chiudi. Mongolo. No, buttalo tutto dopo. Vedi? E l'hai spaccato. Vabbè, dai, combiniamo in qualche maniera, ragazzi. Dai, lasciami. Posto. Ecco fatto! Adesso sbattiamo le uova. Perché c'è ancora un giudice dentro? Togliela che sennò il giudice qua ci penalizza. Adesso buttiamo dentro il guanciale l'uovo. Magari l'uovo dentro il guanciale. Sì, boh. Adesso buttiamo gli spaghetti interi perché sennò Franci si rompe. Adesso li buttiamo dentro così. Così si cuociono tutti insieme, come dei bravi bambini. Bene, adesso buttiamo il pecorino dentro le uova, ovviamente. Prima abbiamo fatto un disastro, ma non importa, nessuno ha visto e nessuno vedrà.
E insomma, mentre Sara rovescia la pasta, adesso la mettiamo qua dentro e sistemiamo il disastro. Benissimo. Adesso il giudice ci dirà. Cos'è sto capello? Cos'è sto capello? Non è mio. È di Sara. Io non ci ho mica scuro. Già due punti in meno. No, allora la pasta è buona, la pancetta pure. L'uovo è pieno di formaggio. Ma pieno. Si sente solo il formaggio nell'uovo. Un 7 vicino, però è più buona l'altra. Troppo formaggio. Yeah! Si vince. Allora, il video è terminato, andate a vedere gli altri video e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!